Benvenuti anche a quest'anno alla fiaccolata di Rezzago. Ormai è una tradizione per Rezzago, dopo i cortili è il momento più bello, il momento più festoso, il momento in cui gli alpini offrono a tutti una piacevole serata qui nel Castagneto, ricordano le persone che sono andate avanti lungo l'anno e accendono il grande falò a cui attingere con le torce per la fiaccolata. Io sono sempre con loro, con gli alpini, perché gli alpini sono sempre con me, con la parrocchia. Non potrei fare a meno di loro per tutto il servizio che fanno, per la loro presenza, per il loro continuo sostegno. Quindi questa è anche per me l'occasione di ringraziarli. Ringraziarli ciascuno, perché ognuno dà un contributo speciale al mio ministero e mi aiuta in una maniera particolare. Poi, come dico sempre, questo è il ricordo del mio inizio, perché nel 2006 fu il primo momento, il primo giorno che arrivai qui da parroco. Quindi è anche un momento importante per me, per ricominciare un nuovo anno al servizio di queste comunità e un nuovo momento per ringraziare questi alpini a cui devo davvero, davvero molto. Benvenuti a questa manifestazione. Vogliamo prima di tutto salutare, non è in ordine di preferenza ma di incarico, il nostro vicepresidente Bianchi Enrico, qui presente. Sali lì così, Enrico, che almeno sei alla mia altezza. Portiamo i saluti della sezione di Como dal Chico Gaffuri, nostro presidente che è in vacanza. Poi salutiamo il nostro reverendo Don Valentino Viganò. Salutiamo il sindaco di Rezzago, che non vedo. Ciao Binda Sergio. Il vice sindaco di Caglio, Bracchi Mario. E i rappresentanti delle due associazioni che abbiamo con noi, la signora Pina del Melograno di Erba e i signori Sismondi dell'associazione School for Children. Io passerei subito la parola alla signora Molteni, mamma di Marco. Un applauso a Marco. Che vi dirà un paio di notizie sull'associazione Il Melograno, di cui stasera il ricavato verrà donato a questa associazione. Prego. Sì. Buonasera a tutti, sono Pozzetti, la vicepresidente della cooperativa Il Melograno di Erba. Vi porto i saluti della presidente Wanda Bertacchi, che è via per ferie. Non so se conoscete la cooperativa Il Melograno di Erba, forse qualcuno di voi la conosce. Abbiamo sede
sede a Erba, in via Trieste, e gestiamo un centro diurno frequentato da 32 ragazzi, giovani adulti, diciamo. Noi li chiamiamo ragazzi, ma il mio Marco è uno dei più giovani, ma ha 30 anni anche lui. E, niente, come sapete, le esigenze sono sempre davvero molte per venire incontro ai bisogni dei nostri ragazzi e delle famiglie. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha assunto dei notevoli impegni finanziari, in quanto abbiamo comprato un terreno adiacente alla cooperativa per fare dei parcheggi, perché siamo veramente molto stretti col, e anche dei parcheggi per ricoverare i pulmini della cooperativa che erano all'aperto. E soprattutto lo scorso dicembre ci siamo impegnati in un grosso impegno finanziario, abbiamo preso una casa in centro a Erba per adibirla a casa famiglia per i ragazzi disabili. Quando sarà in funzione, quando sarà terminata, ci potranno vivere 6-8 ragazzi. E la scelta di comprarla in centro a Erba perché i ragazzi potranno fare una vita, diciamo, il più possibile a contatto con la loro città, potranno uscire con l'educatore, non sempre accompagnati, portati da un pulmino, scaricati sul posto, potranno uscire, andare in centro, andare al bar, andare in chiesa, andare al mercato di Erba, così. Per cui abbiamo fatto questa scelta, ma l'impegno finanziario è davvero grande, ecco. Abbiamo un mutuo di 15 anni e abbiamo ancora tantissimi oneri da sostenere. Io, a nome della cooperativa Il Melograno, ringrazio davvero con tutto il cuore quello che potrete raccogliere, che potrete dare alla nostra cooperativa, e vi invito anche a venire a trovarci alla sede del Melograno, magari sotto le feste di Natale facciamo il mercatino, oppure anche lì a vedere la casa famiglia che è vicino a Piazza Mercato a Erba. Grazie veramente di cuore in anticipo, grazie, e vi auguro una buona continuazione della serata. Mi sono dimenticato di salutare gli amici alpini del gruppo di Canzo e di Ponte Lambro, che ci sono sempre vicini. Grazie mille. Un grazie particolare anche al nostro capogruppo Binda Emilio, che è sempre il fautore di queste belle manifestazioni. La parola alla signora Sismondi. Grazie, buonasera a tutti anche da parte nostra. Ringraziamo Don Valentino, ringraziamo il gruppo Alpini che ci ha invitato questa sera a presentarci. Brevemente, noi siamo coniugi sposati dal 2004, abitiamo ad Arosio e dal 2011 facciamo parte come volontari dell'associazione School for Children, che dal 2006 è ONLUS e si è costituita giuridicamente dall'anno precedente, 2005. È un'associazione la cui missione è quella di migliorare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie in alcune zone dell'India, nella zona dell'Andhra Pradesh in particolare, dove la povertà e i disagi sono estremi. L'associazione quindi cerca di eliminare, o meglio ridurre, l'analfabetismo e con appunto l'educazione scolastica, per favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle loro famiglie. Inoltre si occupa di vari progetti in ambito socio-sanitario e ambientale, quali la depurazione dell'acqua, la costruzione di pozzi, la formazione professionale per le donne, in modo da favorire anche il loro inserimento e la loro emancipazione nella società, le cure mediche e assistenziali. E in ultimo un nuovo progetto, quello del finanziamento per la costruzione di servizi igienici per migliorare anche questo tipo di condizioni, le condizioni igieniche e fisiche della popolazione. E quindi noi dal 2011 siamo volontari
di questa associazione, andiamo personalmente ogni anno a incontrare i ragazzi che sono a genitori adottivi in Italia, adottati a distanza tramite questa associazione, per portare poi notizie reali e concrete della situazione scolastica, economica e familiare dei bambini alle famiglie in Italia che hanno deciso di fare questa adozione a distanza. E poi partecipiamo ai vari progetti in loco, controlliamo personalmente con i collaboratori indiani sul posto l'avanzamento dei lavori che vengono effettuati per trasmettere poi appunto le informazioni ai responsabili e al consiglio direttivo dell'associazione. Poi personalmente come coniugi, come famiglia, abbiamo fatto appunto due adozioni a distanza con questa associazione, un ragazzo che compirà 16 anni a dicembre e una bimba che ha fatto i 7 anni, e possiamo dire che è una gioia enorme sia per noi che per loro andare poi personalmente ogni anno ad incontrare e vedere i loro progressi sia fisici che nei compiti scolastici. E poi seguiamo le attività mediche del missionario in India del PIME, padre Colombo e padre Antonio, che vengono appunto sostenuti anch'essi da questa associazione. Noi andiamo a renderci conto personalmente dell'attività svolta e collaboriamo per quanto c'è possibile i nostri compiti a sostegno delle loro attività. Abbiamo, per chi desidera, messo per iscritto personalmente noi come famiglia, come coppia, il nostro vissuto e le nostre esperienze in un libretto, in diversi volumi, ne abbiamo già preparati 4, e per portare la testimonianza a tutti di quello che noi andiamo a svolgere in questo paese. Chi desidera contribuire o chi fosse interessato può venire personalmente a chiederci informazioni, a porci domande, anche avere l'indirizzo dell'associazione se è interessati, o dare una piccola offerta, acquistare il nostro volume con una piccola offerta a favore dell'associazione. Grazie a tutti. Buona serata. Ringraziamo comunque con loro. L'anno prossimo stabiliremo di avere un incontro dove ci faranno vedere delle diapositive, quindi per tutta la popolazione, chi vorrà venire vedrà quello che fanno questa coppia di sposi. Adesso passiamo la parola al capogruppo del gruppo Alpini Caglio Rezzago, Binda Emilio. Ringrazio tutti i partecipanti e sono molto contento perché siete molto numerosi. Quindi a nome degli Alpini Caglio Rezzago un grosso grazie, perché voi ci siete molto vicini, specialmente in questo periodo che è iniziato il nostro anno, che sarebbe il 40° anno di fondazione. Quindi da questa manifestazione in avanti tutte le manifestazioni che verranno fatte saranno sempre incentrate sul 40°. Per arrivare a fine giugno, dove ci sarà il clou dell'anniversario. Concludo perché le batterie si stanno esaurendo. Voglio dare un grosso saluto al nostro sindaco, al nostro presidente vicario Bianchi, a tutti voi, e passo la parola a lui. Grazie a tutti e buona continuazione. Adesso passiamo la parola. Scusate, prima volevo fare un altro ringraziamento importante, se mi sentite bene, un grosso applauso alla Rosalba per le sue magnifiche frittelle. Bravo Rosalba, scusate l'intermezzo. Ora passiamo la parola a chi presiede la comunità di Rezzago, il sindaco Binda Sergio. Porto il saluto dall'intera amministrazione comunale di Rezzago.
Non possiamo che rallegrarci per il numero sempre crescente di partecipanti a questa fiaccolata alpina. Quindi agli alpini di Rezzago, ma a tutti gli alpini va il nostro grazie veramente sincero di cuore, perché gli alpini comunque tutti gli anni contribuiscono alla pulizia del nostro castagneto. Anche quest'anno sono già da tempo impegnati in questa opera di pulizia. Dicevo, il numero di partecipanti sempre maggiore che vediamo a questa manifestazione, a questa fiaccolata alpina, non può che rallegrarci, perché c'è un duplice scopo: oltre a quello di animare, di far trascorrere in un momento veramente felice in mezzo al verde tutti quanti i villeggianti rezzaghesi e anche a coloro che arrivano magari dai paesi vicini, questa manifestazione ha anche lo scopo di raccogliere dei fondi da devolvere alle associazioni che ne hanno veramente bisogno. Quest'anno è la volta del Melograno, tutti gli anni appunto gli alpini scelgono un'associazione a cui devolvere i fondi raccolti, quindi vi invitiamo ad essere poi generosi quando sarà il momento di offrire il nostro aiuto a questa associazione, al Melograno. Un grazie ancora a tutti quanti, un grazie particolare agli alpini, viva gli alpini, un applauso a tutti gli alpini. Adesso passeranno dei nostri incaricati a raccogliere le offerte, mi raccomando, mano al portafoglio. Ricordatevi che il nostro motto quest'anno era lealtà e solidarietà, questo è il nostro motto. Passo la parola a Enrico Bianchi. Grazie, buonasera a tutti. Parlare per ultimi è sempre una fregatura, perché ti bruciano sempre gli argomenti che volevi dire. Per esempio, io volevo dire che uno dei motivi che mi porta qui sono le frittelle della Rosalba, ma il Maurizio mi ha fregato. Quindi principalmente però vengo per gli alpini, perché essendo un alpino e gli alpini di Caglio Rezzago fanno sempre delle gran belle cose, e spero che continui questa manifestazione. Io ci vengo da 3 anni, speriamo che continui ancora per tanti anni. Ho visto il bosco tagliato, che è una meraviglia. Mi dice Maurizio che lo fanno parecchi sabati, vengono, hanno comprato anche una macchina apposta per tagliare. Quindi tanto di cappello agli alpini. Lì ci sono quelli di Ponte Lambro che ogni tanto sono sul giornale, fortunatamente sempre per le cose buone. Quelli di Canzo non parliamone, adesso poi gli abbiamo dato un incarico anche in PC, non li tiene più nessuno, no? Quindi un invito che faccio alle persone presenti, che si sono sicuramente divertite, hanno mangiato sicuramente bene, di essere generosi nelle offerte per quello che fanno con grande volontà gli alpini di Caglio Rezzago. Ho finito, vi porto i saluti del mio capo, il Chicco Gaffuri, che tutti gli alpini conoscono benissimo, che è in vacanza, è dispiaciuto, ma io sono più contento così ogni tanto parlo anch'io, se no mi tocca sempre stare zitto. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci. Grazie ancora Maurizio. Ok, la cerimonia non è finita qui. Adesso appena ci sarà un pelino di buio, ci raduneremo vicino al fuoco dove canteremo il nostro inno nazionale e poi scenderemo con le nostre classiche fiaccole verso la piazza di Rezzago, dove ci attende un ottimo vin brûlé e il classico pan con l'uva. Alpini, attenti! Preghiera dell'alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto,
a baluardo fedele delle nostre contrade. Noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Approfitto di questo attimo di silenzio per ricordare un alpino che è andato avanti del gruppo di Caglio Rezzago, l'alpino Rizzi Battista, e un grande amico di questa manifestazione, Zoli Saverio. Un minuto di silenzio, grazie. Alpini, riposo! Vi chiedo a tutti di mettervi ben composti, in piedi ragazzi, perché stiamo parlando con Dio. Allora, benedici questo fuoco e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e vi rimanga sempre. Amen. Buona fiaccolata.